vi leggo quella del 2012, che è probabilmente stato il giorno più bello della mia vita. 21 aprile 2012, positivo, beta 114, incinta. Oggi è il Natale di Roma, ma è anche il mio Natale. Aspetto un bambino, finalmente, dopo tante sofferenze e dopo aver cambiato centro, Manuela sine causa ha ripreso il suo cognome. In realtà era già un po' di tempo che mi ero ripresa la mia identità, da quando ho conosciuto il prof. E questo perché prima di imbottirmi di mero pure gonaleffe, mi ha spiegato quali motivi potevano causare la nostra infertilità, la nostra, perché è un problema di procreazione, un problema di coppia, non della donna. Ed è giusto che si affronti insieme. Con il prof, fin dall'inizio, si è stabilito un rapporto di fiducia e corresponsabilità. Io come paziente, lui come medico. Corresponsabilità. Ha sempre avuto tempo per le mie domande, per spiegarmi le procedure e l'utilità di alcuni farmaci, nonché di alcune indagini. Non mi ha mai liquidata con banali richiami più tardi. Mi ha fatto sempre sentire partecipe e soprattutto mi ha fatto sentire umana. In cuor mio sapevo che stavolta sarebbe andata bene. Lo sentivo ad ogni incontro, ad ogni ecografia. Il giorno del transfer, finita la procedura, mentre attendevo con Daniele la fine dell'effetto anestesiologico, ci siamo concessi diverse risate e un buon cappuccino e cornetto sul lettino. Ecco, già da allora sapevo che sarebbe andata bene stavolta. Non vedo il professor Manna come padre Pio, ma so che quel suo modo così pagato, quelle spiegazioni esaustive, quel suo salutarmi con «cara signora, come va?» ad ogni incontro, mi ha fatto sentire al sicuro. Questa X non è stata come le altre, non è stata traumatica né spossante, l'ho vissuta con serenità, soprattutto perché non mi sono sentita sola. Ricordo ancora quando a Pasquetta la dottoressa Pappalardo mi ha chiamato per comunicarmi che si erano fecondati. È stato bellissimo sapere che in un giorno di festa aveva comunque lavorato per me. Ora il mio piccolo c'è, è qui, proprio qui. Continuo a piangere anche mentre parlo con il prof e gli comunico la notizia. Continuo a piangere mentre Daniele mi tiene la mano e sento il suo respiro accelerato che nasconde un'irrefrenabile voglia di piangere. Piango mentre chiamo la mia mamma e piango quando, rientrando in casa, vedo l'orrenda penna del gonaleffe posata sul mobiletto del bagno. Piango di gioia, di dolore, di stress, di paura. Piango perché ho voglia di svuotarmi completamente di tutto questo, riazzerare tutto e ripartire. Non sentirò più nel mio cervello risuonare il nome Manuela sine causa.